Christian e Tara lavoro, la Gabrieletto mette a tacere le male lingue. Uomini e donne, Christian e Tara lavoro, ecco le attività che porta avanti la Gabrieletto. Tara Gabrieletto di Uomini e Donne è stata nuovamente costretta a rispondere alle accuse degli haters su social. Sappiamo bene che ormai i personaggi usciti dal programma di Maria De Filippi sponsorizzano una linea di prodotti benessere. Da tempo, sono molti gli utenti che si lamentano delle continue pubblicità fatte da ex troniste ed ex corteggiatrici. Tra queste vi è anche Tara, la quale ha ricevuto l'ennesima critica, nelle ultime ore. Un utente le ha chiesto se ha altro nella vita da fare, oltre che sponsorizzare questi prodotti. A questo punto, Tara ha rivelato pubblicamente tutte le attività che porta avanti da anni insieme a Christian D'Alella. In molti sono coloro che si chiedono che lavoro porta avanti la coppia di coniugi. La Gabrieletto ha deciso di chiarire le idee a tutti gli utenti che sino ad ora l'hanno criticata. Ho una ditta di autotrasporti a Vicenza da quando avevo 22 anni, ho una linea di borse con il mio nome e sto aprendo un'altra attività a Roma prossimamente. Queste sono le attività di cui si occupa Tara. In futuro verrà anche aperta una nuova nella capitale, novità che già ci avevano rivelato. Ma la discussione con la sua hater continua e, ovviamente, la Gabrieletto non le manda di certo a dire: tu invece non hai nient'altro da fare che scrivere con un fa che le solite cose da sfigata? Tara appare molto arrabbiata con questa utente. Non sarebbe la prima volta che quest'ultima commenta negativamente le foto postate dalla Gabrieletto. Uomini e donne, lo sfogo di Tara Gabrieletto contro una sua hater. L'ex corteggiatrice non trova giusto il fatto che l'utente in questione utilizzi un profilo falso. Infatti, Tara ribadisce, tu non hai dato pareri, ma giudizi, quindi chiudi la bocca che faresti più bella figura. Anche perché ti ripeto sei una sfigata dal momento stesso che usi un fake per scrivere. La Gabrieletto ammette che questa hater ha più volte commentato negativamente le sue foto, insinuando di tutto e di più. Nelle ultime ore, anche Valentina Dallari e Beatrice Valli si sono ritrovate a sfogarsi sui social a causa delle continue accuse.